Tutta la città di Campobasso si sta preparando alla festa del Corpus Domini, l'evento più importante nel capoluogo di regione. Da oggi gli eventi di apertura. Il Corpus Domini è la festa più importante di Campobasso. La città si predispone ad accogliere le migliaia e migliaia di visitatori che sono richiamati soprattutto dalla sfilata dei misteri di domenica mattina e dai numerosi eventi musicali, artistici e culturali che sono previsti a partire da oggi. Intanto la città cerca di vestirsi a nuovo, si stanno rattoppando le buche nelle strade, soprattutto al centro, si sta tagliando l'erba nelle aiuole, si stanno allestendo gli stand di legno che ospitano e ospiteranno la merce di numerosi commercianti e le delegazioni con materiale pubblicitario e tanto altro dei borghi più belli e di eccellenza della regione, proposti attraverso l'iniziativa denominata La città dei misteri tra borghi e tradizioni. Tutto e tutti sono in fermento, in arrivo ancora moltissimi ambulanti che vanno ad occupare i siti scelti dal comune e predisposti per la vendita al pubblico di merci ed oggetti spesso introvabili negli altri giorni dell'anno. La tradizione infatti vuole una sorta di dominio perfino culturale delle bancarelle, moltissime portate da migranti e di chiari contesti etnici, che si può dire invadono la città, favorendo con i colori, i profumi e i suoni la gioia sempre coinvolgente dei campobassani e dei visitatori. Intanto si comincia anche con gli eventi serali. Alle 18:30 in Piazza della Vittoria il terzo Festival del Folklore, a cura della Polifonica Monforte di Campobasso. Performance del trio Taranta di Napoli, le terre del sud di Lanciano e il nuovo borgo di Vinchiaturo, mentre la Polifonica Monforte apre il festival con un omaggio alla Sagra dei Misteri. Alle 20, sempre in Piazza della Vittoria, il contest per giovani band dedicata a Gianluca Fuso. Importante sottolineare per i 3 giorni di festa l'evento ludico sportivo nell'area verde di Via Matris, il Laser Tag, con simulazioni tattiche non violente, e in piazza Vittorio Emanuele la mostra mercato Fierre Vecchie a cura degli amici del collezionismo. Una riflessione finale che ci sembra davvero significativa anche dei tempi attuali. La città sembra totalmente in sicurezza, con una presenza di rappresentanti delle forze dell'ordine come non si era mai vista finora.